quei giorni là. Poi sono tornata e ho trovato effettivamente la neve in marzo, ma già si stava, grazie, già si stava sciogliendo. Suona l'orecchio molto gradevole. E poi niente, è un piccolo scrigno storico, perché no, tutta la storia d'Europa è passata da qua, quindi questa è tra l'altro una cosa che a me piace molto, la storia, quindi quando sono qua me la sento addosso, che la storia è una storia comune. In lingua ceca fino ad oggi sono stati tradotti tre, sì. E anche uno di suo padre, il trono Fosco. I sogni di Tenestra dell'81, in una raccolta di testi teatrali, e la Tenestra del 63 e A memoria del 67. Perché secondo lei, tra i tanti libri che ha scritto, proprio questi tre hanno colpito di più? Questo proprio non cioè non sono io che sono loro che bisogna chiedere. Per esempio, io quando sono andata in Cina, a proposito di Cina, che dicevo che era stato in Cina, io sono andata in Cina e ero convinta che avessero tradotto Maria Mofria, che è il mio libro più tradotto all'estero. Quindi loro avevano tradotto L'età del malessere, che è un libro 63. E io ho detto, ma come mai? C'è perché si parla della disoccupazione femminile. Siccome è prima ancora che da noi, questa disoccupazione femminile, questo 3-4 anni fa, amici, è una realtà, e
tutto questo libro appunto vecchio mio. Quindi sinceramente le ragioni per cui non le conosco. Per questo, come le dico, è un libro più tradotto, infatti io ho convinta sempre che sia quello il libro. Invece poi vengono poi delle strane preferenze, però non glielo so più. Sempre parlando di sui libri, qual è secondo lei il libro chiaramente più autobiografico e quale invece è quello, secondo lei, meglio riuscito da un punto di vista stilistico? Veramente non lo posso dire. No, più autobiografico, io ho fatto due o tre libri autobiografici, una Pagheria, che parla della mia adolescenza in Sicilia, uno si chiama La nave per Kobe, mia madre, preso spunto dai diari di mia madre, e quest'ultimissimo che si chiama La grande festa, questo è autobiografico proprio nei dettagli. Altri no, gli altri sono tutti romanzi, inventati, naturalmente c'è sempre qualche cosa di sé, ma sono romanzi, sono personaggi inventati. E quindi io distingo quelli in cui veramente metto in gioco, in cui poi metto i nomi anche delle persone e gli altri di cui non è che mi nascondo, sono altri personaggi, non sono io. A proposito della grande festa, da che cosa nasce l'idea di trattare la tematica degli effetti che non ci sono più? Beh, nella realtà, purtroppo invecchiando cominciano a morire le persone intorno, questa è la cosa terribile, no? Anche persone più giovani, persone di famiglia. Con la morte di mio padre, che è stato per me un shock, perché così si pensa all'eternità di così intorno. Poi mio padre era talmente giovanile, talmente affascinante come personaggio, che era difficile pensare a morto, infatti è proprio più difficile, ancora adesso. Poi mia sorella, che è andata anche lei giovane, no, mio padre non era giovane, ha più di 90 anni, ma mia sorella è stata giovane. Insomma, a un certo punto questi personaggi, queste persone che se ne sono andate, gravano sulla memoria. Allora, per uno scrittore, l'unico modo di contrattare con i propri... con la propria storia, di trovare una soluzione, diciamo così, psicologica, affettiva, è quella della scrittura. E quindi doveva venire fuori, prima o poi doveva venire fuori. Se posso parlare di cultura. Sì, le faccio un'ultima domanda, però non uso più della sua disponibilità. Proprio in questo libro, tra le figure che lei cita, ci sono due mostre sacre della letteratura. Ah, sì. Hai già capito di parte, certo. Alberto Moravia e Pierpaolo Pasolini, due autori tra l'altro molto amati e molto tradotti in questo paese. Quali sono i ricordi più vividi della letteratura? Beh, i ricordi di viaggio, perché mi fa tanti viaggi, perché sia Pasolini che Moravia erano due viaggiatori, sì, anche loro. E infatti ci siamo trovati su questo piano, abbiamo fatto tanti viaggi insieme. Tanti viaggi, a volte Pasolini andava a cercare i luoghi dei suoi film. Uno dei viaggi, per esempio, che abbiamo fatto in Africa era perché lui voleva fare una orestiade africana con attori africani. Poi invece il produttore gli ha detto: guarda che non va bene, in Europa gli africani non vanno bene. E lui ha dovuto rinunciare. Però noi avevamo trovato già tutti i posti, no? Ha fatto un lungo viaggio in Africa e mi ricordo ancora la commozione con cui lui guardava, non so, sceglieva il luogo che doveva essere l'incontro di Elettra con il fratello, con Oreste, oppure il luogo dove Clitennestra avrebbe portato la figlia al sacrificio per la partenza delle navi, oppure Agamennone che tornava dalla guerra, insomma. C'erano tutti i luoghi che erano effettivamente i luoghi africani, sono bellissimi, sono molto poetici. Chissà, signora, sono arcanici. Chissà che lei con questa memoria storica non ci dia l'occasione di fare un grande progetto. Forse oggi invece agli spettatori interessa l'Africa. Ah, certo, interessa.
il suo legato potrebbe aiutarci. Certo, sì, probabilmente forse troverebbe una ricezione di questa cosa. Però lui, quel materiale che avevamo girato, che ha girato lui, però un viaggio per l'Africa, è venuto fuori un documentario bellissimo che si chiama Per un orestiere, per un orestiere. E poi io l'ho documentato, ma molto bello, molto bello. E poi vabbè, abbiamo fatto tantissimi viaggi insieme, anche con Benedetto Davoli, con Maria Callas, con i fratelli Citti, che erano i suoi attori preferiti. Quindi veramente quello che ricordo di meglio e di più sono quei viaggi, anche se a Roma ci vedevamo tutte le sere. Avevamo una casa in comune a Sabaudia, a Sabaudia, che abbiamo proprio messo a posto noi. Purtroppo lui è morto dopo un anno che avevamo fatto la casa insieme. Però prima di quella casa avevamo affittato delle case insieme, quindi abbiamo fatto parecchi anni a Sabaudia. Prima di costruire la casa andavamo a affittare tutta la casa. E quindi abbiamo affittato tante insieme, abbiamo, in una di queste, Villa Antonelli, non so se ve la conosce, che è una delle vecchie case di Sabaudia. Abbiamo scritto la sceneggiatura del fiore del milionario. Cioè, quindi ricordi che tantissimo. La curiosità personale, diciamo, il suo rapporto con l'Abruzzo. Cioè, ah sì. Così. È nato casualmente, nel senso che io cercavo un luogo, diciamo, di ritiro, perché Roma è troppo invadente, e avevo bisogno di una casa, di un luogo tranquillo, in montagna, dove isolarmi per scrivere, per concentrarmi. E siccome c'era la scuola conosco da tantissimi anni, ho detto la scuola che avevo di Gigliola,